Ok, allora siamo in diretta, stiamo aspettando un attimino il professor Steven Polnistico che ci raggiungerà brevissimo. Insomma, queste sono prove tecniche di trasmissione. Vedo già collegate un bel po' di utenti. Bene, molto bene. Preparate tutte le domande che avete per il Polnistico. A vostra disposizione, insomma, per qualsiasi dubbio. A brevissimo comincerà la nostra diretta, esattamente tra 4 minuti. Anzi, se avete già qualche domanda da voler, ecco il nostro professore. Ecco il professore. Ecco il professor Nistico. Ben arrivato, prof. Grazie mille. Allora, io introduco un attimino il professor Nistico. Allora, il professor Nistico è direttore del reparto di dermatologia dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, ma non solo questo, perché opera anche a Roma e a Londra. E oggi, diciamo, l'abbiamo invitato per poterci parlare della laser terapia e in maniera specifica la laser terapia in ambito medico-estetico, quindi come poter curare gli estetismi cutanei. Insomma, ma ci dirà sicuramente di più il professor Nistico, a cui do subito immediatamente la parola per, insomma, poterci fare una breve introduzione e poi risponderà alle vostre domande. Prego, Benissimo, professore. buon pomeriggio a tutti. Come ha detto bene, io sono dermatologo in primis e quindi ho sempre operato come medico dermatologo specialista e mi sono poi appassionato al settore tecnologico applicato alla dermatologia, quindi nello specifico alla tecnologia che utilizziamo per la diagnosi e quindi tutte le patologie dermatologiche come i nervi, come le che vengono indagate con degli apparecchi diciamo una diagnosi più approfondita, ma anche la tecnologia applicata alla terapia, quindi al trattamento di lesioni cutanee e di inestetismi della pelle. Quindi la mia formazione è una formazione molto medica e quindi diciamo da lì mi sono poi dedicato all'applicazione quindi della tecnologia, nello specifico della luce laser, delle altre terapie a base di luce in ambito appunto dermatologico ed estetico. Quindi questo è il mio settore. Devo dire che sono riuscito anche a essere consulente di numerose aziende del settore dermatologico che producono laser. Siamo diciamo uno dei centri che testano e validano le nuove apparecchiature sul mercato, quindi tutte le apparecchiature che voi diciamo, vedete sul mercato che sono utilizzate dagli altri medici, spesso sono state testate nei nostri centri per appunto approvarne la sicurezza, l'efficacia e la messa in commercio. Quindi è comunque un ruolo abbastanza importante. E poi fondamentalmente formiamo giovani medici, quindi io dirigo una scuola di specializzazione dermatologico, sono il direttore della scuola di specializzazione all'Università di Catanzaro e tra i vari settori appartenenti alla dermatologia c'è questo interesse
sull'utilizzo di queste nuove tecniche, in particolar modo del laser, appunto, e delle sorgenti di luce. Quindi questo è un po' in sintesi quello di cui mi occupo quotidianamente. E poi, in primis, come dicevo, sono medico, tratto pazienti, vedo casi che possono essere semplici o difficili, e diciamo cerco di trattarli nella maniera più giusta. Perfetto. Allora, professore, io le chiederei subito qual è, diciamo, la tecnologia più avanzata in questo momento che viene impiegata, diciamo, in medicina estetica. Allora, il settore dermatologico offre chiaramente numerose tecnologie. Ogni tecnologia ha delle indicazioni precise e ogni tecnologia ha degli avanzamenti tecnologici e quindi, diciamo, delle innovazioni. Una volta esistevano pochi laser, in particolar modo esisteva il laser a CO2 che veniva utilizzato chirurgicamente per fare delle ablazioni tissutali. Oggi, per esempio, l'evoluzione del laser CO2 è il laser frazionale, ovvero frazionare l'impulso del laser, tanti microimpulsi che consentono una riparazione della pelle che sicuramente è più veloce, ma soprattutto priva di conseguenze, di effetti collaterali e di periodi di transitorio, diciamo, di transitorio in estetismo, quindi di transitorio in perfezione, di tempi, proste. Quindi si è aiutato molto nel settore, soprattutto, diciamo, del, come definiamo noi, downtime, cioè del tempo di recupero dopo il trattamento. Quindi si è ottimizzato quello con le nuove tecnologie. E poi, per esempio, anche gli altri settori, come il laser vascolare, i raggi sono stati resi sempre più selettivi per colpire il vaso e quindi riusciamo a chiudere bene capillari, telangiectasie, che sono poi degli anestetici comuni sul viso, sulle gambe. Spesso, diciamo, donne anche che hanno fatto terapia ormonale oppure dopo la gravidanza hanno queste, diciamo, dilatazioni delle piccole vene e dei vasi sanguigni, e a quel punto con la laser terapia diventa molto molto per colpire solamente il vaso, risparmiando i tessuti costanti, quindi garantendo una restituzione di sebum totale. Nel settore del tessuto pigmentario, quindi e lì si riesce a colpire molto bene con dei laser nuovi che si chiamano Q-switchati o Q-switched. Sono dei laser che erogano degli impulsi di luce in un brevissimo lasso di tempo. Parliamo di nanosecondi o picosecondi. Questi distruggono completamente il pigmento. Il pigmento può essere endogeno o esogeno. Endogeno quando parliamo di lentigo, di lesioni di questo tipo, mentre l'esogeno è il pigmento del tatuaggio, e quindi riusciamo a trattare bene con poche sedute tatuaggi anche difficili, colorati e che hanno, diciamo, sempre dimostrato una resistenza al trattamento. Per non parlare delle innovazioni, per esempio, nel settore della laser epilazione, quindi anche lì laser sempre più efficaci per ridurre condizioni anche complesse come l'ipertricosi e diciamo di terapie che sono basate sulla luce ma non sono veicolate da laser, come per esempio la terapia biofotonica. Ecco, in sintesi, diciamo, queste sono le grosse innovazioni nel nostro. Perfetto, allora abbiamo già un bel po' di domande, professore, comincio un attimino, insomma, a fargliene qualcuna. Allora, innanzitutto c'è una giovane utente che ci sta seguendo che chiede: vorrei sapere se posso curare le smaiature con il laser, ho 13 anni. Allora, la risposta è sempre una valutazione corretta da parte del medico, quindi rivolgersi sempre a centri medici. Esistono dei laser che riescono ad agire sia sulla smagliatura nella fase iniziale, quindi la smagliatura rossa, sia nella smagliatura un pochino inveterata, che è quella un pochino bianca, l'inestetismo, quello che rimane bianco. E nel primo caso si utilizzano dei laser di partenza vascolare come il dye laser, che viene usato anche per altre indicazioni, per esempio negli angiomi, oppure nella fase, diciamo, più avanzata, in cui è necessaria un ripristino dell'elasticità tissutale e dell'inestetismo cromatico, si utilizzano dei laser che vanno a risuperficializzare
come i laser a CO2 e i laser frazionati. Quindi la risposta è sì, esistono. Perfetto. Per quanto riguarda invece quello che diceva poc'anzi, ci chiedono, può chiarire gentilmente l'utilizzo dei tipi di laser per i peli superflui, nello specifico quelli che si possono fare dall'estetista e quelli che invece devono essere eseguiti da un medico specialista? Allora, la differenza è sostanziale, però per motivi proprio legali i centri estetici possono utilizzare sorgenti di luce e laser sotto una certa energia, una certa potenza, perché le luci e i laser sono privi di rischi e quindi è opportuno, soprattutto pazienti sensibili, pazienti che hanno altre problematiche della pelle, che si rivolgano appunto al medico specialista, al dermatologo. E nell'ambito della laser epilazione oggi il trattamento più efficace, probabilmente dalla nostra esperienza, è quello con i laser ad alessandrite, che riescono a trattare anche forme più resistenti di irsutismo e di ipertricosi, ma anche per diodo i laser a neodimio sono abbastanza efficaci. Nel trattamento reale dell'irsutismo, dell'ipertricosi e della peluria in eccesso non è tanto importante ravvicinare il numero dei trattamenti o fare 16-18 sedute come propongono magari i centri estetici. Il centro medico che ha un buon laser locale e un buon operatore, con 4-6 sedute distanziate anche di 2 mesi l'una dall'altra, riesce a ottenere un risultato importante. Quindi alla fine è vero che il centro medico e l'utilizzo di un laser medicale costa di più, ma sicuramente il numero delle sedute sarà inferiore. Quindi, chiaramente invece di spendere soldi pochi però per 18 sedute, ne spendi un pochino di più per 6. Perfetto, perfetto. Allora, tra le tantissime domande, la più gettonata è quella relativa all'eliminazione delle macchie solari. Quindi, se è possibile eliminare le macchie solari con il laser, quante sedute più o meno ci vogliono e chiaramente il costo medio del trattamento? Allora, per rispondere a questa domanda, secondo me la prima cosa è che il corretto e il bravo medico ti dice che quelle sono macchie solari, ok? Perché la diagnosi è meglio che ce la facciamo fare da un dermatologo. E perché lo dico? Perché spesso alcuni nei o alcune lesioni più pericolose, faccio l'esempio per esempio di un melanoma a lentigo maligna, possono sembrare delle macchie solari, ma invece macchie solari non sono. E in quel caso il trattamento laser sarebbe non solo controindicato, ma molto pericoloso. Ora, una volta appurata la diagnosi con una visita dermatologica e una volta che siamo sicuri della lentigo, che è una lentigo benigna, una macchia epidermica, una macchia solare, una macchia senile, a quel punto sì, esistono dei laser molto selettivi, molto specifici, che riescono anche in una o due sedute a risolvere completamente il problema. E ci riferiamo prevalentemente ai cosiddetti Q-switchati, un po' come quelli che utilizziamo per il trattamento dei tatuaggi, solo che il tatuaggio va un pochino più profondo ed un pochino più forte. La lentigo è più superficiale e quindi basta una lunghezza d'onda specifica per risolvere questo problema. Allora, mi collego a questa, insomma, cosa che hai appena detto, perché ci stanno chiedendo in molti appunto come trattare i tatuaggi iperpigmentati. Allora, intanto lei cosa intende per iperpigmentati? Cioè, molto esattamente. Persi. Ok, allora, i laser Q-switchati oggi sono molto performanti, laser a nanosecondi e a picosecondi, uno sente parlare di queste tecnologie, magari non sa cosa sono, vuol dire erogare un'energia sufficiente a bombardare il pigmento in un lasso temporale brevissimo, quindi il laser fa proprio uno schioppo velocissimo, all'ordine del nanosecondo, ed eroga un'energia molto molto alta. Questo consente che cosa? Di distruggere il pigmento, di frammentarlo e far sì che le proprie difese immunitarie, le cellule spazzine, vadano lì a
portarsi via questo pigmento che è stato bombardato. Ora, anche in questo caso, il trattamento non è come una bacchetta magica, non è che noi facciamo il laser e il tatuaggio scompare. Servono tempi di intervallo tra una seduta e l'altra, perché dobbiamo dare il tempo al nostro sistema immunitario di portarsi via quello che abbiamo fatto con il laser. Per cui l'intervallo deve essere anche di una o due mensilità tra una seduta e l'altra. Devo dire che nella mia esperienza dei tatuaggi che sono stati trattati anche una sola volta o due sole volte, col tempo, dopo un anno e mezzo, questo sistema immunitario continua a portare via questo pigmento bombardato e scompaiono completamente. Quindi anche in questo caso non è tanto il numero ravvicinato delle sedute, ma quanto il nostro sistema immunitario riesce a portare via questo pigmento. Per rispondere invece al tema del tatuaggio policromatico, che una volta era una resistenza alla laser terapia, perché era difficile andare su tutti i colori, bisogna dire che oggi esistono dei laser che hanno delle diverse lunghezze d'onda all'interno della stessa sorgente, dello stesso apparecchio, e quindi vanno a colpire il rosso, il verde, il blu, il nero, quindi tutti i colori che vengono utilizzati. Quelli dove c'è molta difficoltà sono i colori molto chiari, come il giallo e il bianco. In quel caso l'esca ottica è quasi assente, quindi il laser non trova il bersaglio, quindi quelli sono i più difficili da trattare. Ok, perfetto, benissimo. Adesso invece le riporto un'esperienza diretta di un utente che ci sta seguendo. Allora, Violeta ci chiede, buonasera, anzi le chiede, vorrei sapere se è possibile migliorare una cicatrice vecchia dovuta ad un morso di cane e che laser si usa. Grazie mille. Allora, se il morso di cane è un morso di cane, diciamo, che ha segnato anche i capillari e quindi c'è gente molto rossa in questo tipo di cicatrice, in realtà sono più utili laser di tipo vascolari. Se è solo un tessuto fibrotico, duro, cicatriziale, ma di colore bianco, biancastro, o anche di colore scuro, volendo, i chirurgici tipo laser CO2 riescono a risolvere la zona e a migliorare il tessuto rendendolo più elastico. Quindi ci sono i laser, ma ovviamente vanno poi selezionati i casi perché vengano utilizzati i laser giusti. Perfetto. Invece per quanto riguarda le cicatrici da ustioni, la cicatrice ha 20 anni circa. Beh, lì diciamo già è più complessa, cicatrice da ustione porta di solito a un'atrofia, un assottigliamento della pelle, in quel caso direi che il laser bisogna usarlo con molta cautela, quindi bisogna guardare il caso, certo se l'ustione è un'ustione ormai riparata da 20 anni, probabilmente il tessuto sarà più fibrosclerotico e quindi un laser a CO2 potrebbe migliorare un po' la qualità di questo. Perfetto. Parliamo adesso di un argomento che interessa gran parte della popolazione, le cicatrici d'acne. Come si interviene sulle cicatrici d'acne e soprattutto quando i diversi, diciamo, livelli di profondità della cicatrice, come possono essere trattati? Io parlo anche per esperienza personale, ecco, le dico. Sa bene che l'acne non trattata diciamo che è stata gestita male può lasciare degli esiti anche permanenti che sono più o meno profondi poi a seconda del tipo di acne che uno ha avuto. Se ha avuto un'acne con molti nodi profonde, spesso gli esiti sono abbastanza anche lì evidenti. Su questo tipo di indicazione, i laser CO2 frazionali rappresentano un pochino il meglio che il mercato possa offrire. Le sedute di solito anche lì si distanziano l'una dall'altra più o meno di un paio di mesi, un mese e mezzo. Il trattamento può essere fatto in maniera anche abbastanza aggressiva, quindi può lasciare delle piccole croste,
sicuramente un tempo di riparazione, ma il meccanismo d'azione è duplice. Cioè, da una parte vai a risuperficializzare quelle che sono un po', diciamo, le asperità o comunque, diciamo, le depressioni che si creano dopo l'acne, quindi in questo tipo di cicatrice, e dall'altra tu vai a creare una sorta di stimolazione del derma profondo, delle parti più profonde della pelle, che vanno a sintetizzare tramite il richiamo di cellule che si chiamano fibroblasti nuovo collagene, e quindi in questo modo tu hai un effetto anche duraturo e hai un effetto che si diciamo esplica anche le settimane successive al trattamento. Quindi, fatto in maniera corretta, dopo 4-6 sedute si può migliorare moltissimo anche l'esito dell'acne, l'esito cicatriziale dell'acne, che rappresenta oggi, devo dire, forse la richiesta che noi abbiamo negli ambulatori più alta di trattamento laser in ambito appunto dermatologico. Perfetto, benissimo. Allora, qui allora, mi chiedono, buonasera, volevo togliere un neo sul sopracciglio con il trattamento laser, ma mi hanno detto che è troppo grande per questo tipo di estradicazione. È vero che non potrò sottopormi a questo tipo di chirurgia? Se il neo che è stato applicato con l'epilucenza, con la dermatoscopia, e diciamo, siamo sicuri che sia un neo magari dermico, che non ha rischi potenziali di trasformazione, o che appunto non è di per sé un'azione non benigna, a quel punto si può procedere con una laser chirurgia. Dipende poi dalla zona, molto vicini all'occhio bisogna, diciamo, essere molto cauti nel proteggere l'occhio, perché sapete che l'occhio è una zona molto sensibile alla luce laser e quindi va schermata opportunamente. Tendenzialmente, se diciamo, come penso, si tratta di un neo comune, un neo melanocitico, a quel punto sarebbe meglio forse trattarlo chirurgicamente e fare l'esame istologico poi del neo. Quindi bisogna poi valutare il tipo di neo per indicare la corretta. Ok, benissimo. Maria ci chiede, professore, ma per le lentiggini ci sono speranze? Si possono trattare con il laser? Le lentiggini sono un accumulo di melanociti a livello epidermico, e quindi si possono trattare con i laser Q-switchati, simili a quelli che sono utilizzati per i tatuaggi, però ripeto, con una potenza più bassa, più superficiale, riusciamo a trattare bene le lenticole. Sì. Ok. Rifacendomi un po' a quanto aveva detto all'inizio, Loredana le chiede se può fornire maggiori informazioni sui trattamenti possibili per la rimozione dei capillari visibili dalle caviglie alle cosce. Sono risolutivi? Beh, se vengono usati dei laser vascolari con un certo tipo di lunghezza d'onda e un certo tipo di spot, riusciamo a trattare bene i capillari superiori, sempre che non ci sia una insufficienza particolare a livello circolatorio. Quindi se chiaramente questi capillari sono sottoposti da un disturbo alle safene, da un'insufficienza circolatoria o un'insufficienza vascolare degli arti inferiori, è difficile poi andare a completare il trattamento. La cosa migliore sarebbe fare una valutazione emodinamica degli arti inferiori con un ecocolor Doppler e capire se ci sono, diciamo, delle insufficienze che vanno in quel caso gestite in ambito chirurgico vascolare. Poi, per quanto riguarda l'inestetismo cutaneo, si può procedere con il laser. Benissimo. Allora, adesso tocchiamo un attimo un tema che sta emergendo, anche questo abbastanza, diciamo, importante. Perché ci chiedono, dopo un trattamento laser su una macchia, la macchia è peggiorata, è diventata più scura? Che è successo? Dipende che tipo di laser è stato usato. Cioè, spesso quando si trattano delle lentigo, delle macchie per esempio superficiali con dei laser molto aggressivi, si distrugge comunque
distrugge la pelle e si crea una, diciamo, un esito che poi va a essere più brutto della lenticola stessa. Quindi i laser vanno utilizzati esperte. Spesso diciamo così, macchie secondarie alla terapia non sono, diciamo, un peggioramento della macchia, ma sono proprio delle tali che non sono state, diciamo, non sono venute perfette. Quindi in quel caso, diciamo, un inestetismo se ne sostituisce un altro, ecco. Quindi in questo caso sempre pesare bene. Perfetto. Senta, professore, vuole dare un po' di consigli su come comportarsi subito dopo un trattamento laser anche per quanto riguarda l'esposizione solare? Mi riferisco anche quando si tratta il viso, magari per le cicatrici, perché quello secondo me è anche molto importante, cioè stare attenti al dopo, post. L'azione tessutale è fondamentale per ottenere il risultato, per cui è ovvio che un tessuto che è stato trattato con il laser, che è un tessuto comunque che ha subito anche, diciamo, un insulto termico, può essere molto sensibile alla luce solare, quindi è controindicata l'esposizione diretta al sole. Bisogna usare chiaramente sia fisici, il cappellino piuttosto che gli occhiali da sole, oppure le creme. Questo almeno per 15-20 giorni dopo il trattamento laser. E poi, subito dopo il trattamento laser, è opportuno, per migliorare la componente di eritema, andare a consigliare per esempio degli impacchi con acqua fredda, con ghiaccio, e ovviamente anche una copertura antibatterica con una pomata antibiotica. Spesso, diciamo, si consiglia, o anche delle pomate riparative si consigliano spesso dopo il trattamento laser. Perfetto, benissimo. Facciamo qualche altra domanda. Non so da dove iniziare perché sono tantissime, quindi anzi non so co- ok, prendiamo questa qui. Ma noi la più o meno. Diciamo tra 7-8 minuti. Sì, 19:30, quindi diamo spazio ad ultime domande. Esatto. Sì, diamo lo spazio alle ultime domande, nonostante siano tantissime, però insomma, magari poi ne programmeremo un'altra per il futuro, così riusciamo a rispondere a tutti. Allora, buon pomeriggio. Professore, è possibile trattare l'alopecia con il laser? Allora, dipende da che tipo di alopecia è. Per esempio, alcune forme di alopecia areata, abbiamo studiato, proprio il mio gruppo ha studiato l'efficacia di una sorgente che si chiama laser ad eccimeri, che è un laser immunosoppressivo. Queste alopecie sono determinate da un'aggressione autoimmune del cuoio capelluto, soprattutto in ambito muscolare, quindi cadono i capelli e non ricrescono. In quel caso si ha un'azione immunosoppressiva, quindi si blocca questa reazione autoimmune grazie all'utilizzo di questi laser. Quindi questo tipo di alopecia. Per quanto riguarda l'alopecia androgenetica, che è l'alopecia comune, no? La caduta della calvizie dell'uomo, ma anche, diciamo, presente nelle donne su base un po' ormonale, su base, diciamo, genetica, in quel caso esistono dei protocolli con nuove sorgenti di luce, e mi riferisco alla terapia biofotonica con luci LED rosse, la circolazione a livello locale. Dopo un numero di sedute, devo dire che c'è un effetto molto molto interessante nel contrastare la caduta, ma soprattutto nel favorire la ricrescita dei capelli in queste condizioni. Quindi direi che ci sono delle novità importanti in questo senso. Perfetto. Allora, buonasera, come tipologia di laser, l'ilterapia, per cosa può essere utilizzato in campo fisio-estetico? La l'ilterapia è un trattamento, non sbaglio, a diodi, delle luci a bassa intensità, tendenzialmente, diciamo, si ha una stimolazione un po' del derma, e quindi possono essere utili per esempio nel contrastare l'invecchiamento cutaneo, e quindi questo, diciamo, può essere l'applicazione di questo tipo di tecnologia.
Perfetto. Tantissime sono le domande, se vivo in Puglia, se vivo a Treviso, come posso contattarla, dove posso insomma trovarla. Io, diciamo, ho un profilo pubblico perché sono un professore universitario e quindi internet si trovano comunque i miei riferimenti. Ho anche un sito dire, personale dove sono tante informazioni e soprattutto oggi abbiamo insieme alla famiglia, chiamiamola così, di Doctorium, la possibilità di fare teleconsulti e quindi riusciamo anche a dare consigli a distanza. Questo, diciamo, è stato un intuito brillante di alcuni ex allievi che ormai sono medici affermati, che hanno, diciamo, creato questa startup inizialmente, che ha avuto un grosso successo e che ci consente di fare teleconsulti, telediagnosi a distanza, telemedicina, soprattutto in un periodo come quello della pandemia, non facile per raggiungere appunto gli studi medici, quindi anche questo canale può essere utilizzato per, voglio dire, per un consulto. Perfetto. Allora, io la ringrazio tantissimo per la disponibilità e per, insomma, il suo intervento e le auguro un buon fine settimana e, insomma, per chi volesse mettersi in contatto chiaramente e ricevere un videoconsulto dal professor Nistico può utilizzare la nostra piattaforma oppure se si trova appunto a Roma o in Calabria può contattarlo privatamente. Abbiamo diversi studi, chiaramente sia a Roma, sono per esempio, se si può dire, la clinica Qui si sana, e in Calabria ho diversi studi, sia su Catanzaro, c'è cioè il centro Ipazia che è molto attrezzato con i laser, ricevo poi anche su Lamezia, centro Michelangelo, anche lì abbiamo dei laser interessanti, e a Vibo Valentia abbiamo uno studio dove abbiamo anche due o tre sorgenti molto molto interessanti. L'ultima novità è quella della terapia biofotonica, che diciamo, è una nuova terapia a base di luce, che è molto indicata per anche lesioni in fase infiammatoria attiva, come la rosacea, l'acne, tutta una serie di indicazioni dermatologiche, che è diciamo, da poco presente sul territorio calabrese, nello specifico al centro Ipazia a Germaneto. In prossimità dell'università c'è questa nuova sorgente e diciamo, abbiamo tanti protocolli interessanti per curare, voglio dire, tanti ascetismi e tante malattie della pelle. Perfetto, allora grazie mille di nuovo al professor Nistico e per qualsiasi cosa, insomma, scriveteci anche in privato su Doctorium, contattate il nostro numero verde e se volete, insomma, prenotare un videoconsulto con il professor Nistico, siamo tutti a completa disposizione. Grazie a voi, buona serata. Grazie mille. End. Buona serata, grazie.